pomeriggio amici sportivi dallo stadio comunale Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Ricordiamo che si affrontano per la 13ª giornata del campionato regionale di eccellenza 2013-2014 le formazioni di Virtus Francavilla e Trani, partiti in questo momento. Pallone per la Virtus Francavilla, rilancio di Biasoni in profondità, il colpo di testa e chiudere la parte di Matera. Ma andiamo a vedere intanto le formazioni delle squadre, partendo da quella della Trani con il numero 1 Orizzonte, 2 Matera, 3 Dell'Oglio, 4 Prechiazzi, 5 Monopoli, 6 Rubini, 7 Fabiano, 8 De Santis, 9 Di Pinto, 10 Fumai, 11 Cialdella. A disposizione di mister Pizzulli, 12esimo Tenerelli, 13esimo Capriati, 14esimo Abruzzese, 15esimo Milloni, 16esimo D'Angelo, 17esimo Seccia, 18esimo Petruzzella. Andiamo a vedere invece la Virtus Francavilla, la squadra di casa che schiera tra i pali, numero 1 Costantino, numero 2 Valentini, numero 3 Margagliotti, numero 4 Biason, numero 5 Schirinzi, numero 6, intanto c'è stata la conclusione su calcio di punizione direttamente da parte di Candida, parata dalla portiera Orizzonte, dicevo numero 7 Marino, 8 Arcadio, 9 Candida, 10 Quarta, 11 Carminati. A disposizione di mister Francioso, 12esimo Di Punzio, 13esimo Macia, 14esimo Misuraga, 15esimo Marinotti, 16esimo Morleo, 17esimo Cireci, 18esimo De Benedictis. L'arbitro dell'incontro, il signor Petracca della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Belsanti, Rizzi, Di Bari. Ancora per Fumai, pallone dentro per Fabiano, attenzione, mette dentro! La parata da parte di Costantino, arriva la conclusione, rete! La rete del Trani, il gol del Trani. Si riprende con la rimessa laterale intanto. Attenzione, poi la conclusione, la parata traversa e poi Di Pinto. Fuori gioco, Di Pinto era in posizione irregolare. Barriera a 3 per il Trani, tutto pronto. Candida, la mattonella preferita, proprio da lì potrebbe essere lui, lo specialista, Stefano Candida. Pallone invece in mezzo per Marino, la conclusione, traversa! Traversa, pallone che rimane lì ancora, fuori dall'area, attenzione, prova Schirinzi, prova a rimettere il pallone dentro, nuovamente per Candida di testa, pallone per De Benedictis, parata ancora strepitosa, con la mano riesce a deviare Orizzonte, in calcio d'angolo. Subito battuto il calcio d'angolo, Cristian Quarta prova ad andare in area di rigore, Quarta prova la conclusione, pallone rata, 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 il pareggio della Virtus Francavilla, il pareggio della Virtus Francavilla, il pareggio della Virtus, calcio di punizione dunque, Cristian Quarta, pallone dentro, colpo di testa, De Benedictis, rata, 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 il gol di Angelo De Benedictis, il gol di Angelo De Benedictis, il 2-1 al 45esimo minuto. Calcio di punizione per il Trani, rilancio di Orizzonte, lungo, pallone per Petruzzella, di testa a prolungare, allontana Margagliotti il pallone. Carminati va a colpire di testa, viene fermato però, poi Biason ancora di testa, Cristian Quarta, può andare Quarta e in questo momento l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, la Virtus Francavilla vince per 2-1.